Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Leila Genscher. Il 10 ottobre, infatti, del 1928, e diciamo che sull'anno di nascita di Leila Genscher bisognerebbe aprire un capitolo, perché nel suo essere assolutamente diva pare avesse tre passaporti di tre nazionalità diverse con tre anni diversi, e questo fa parte comunque del clima della leggenda che aleggia intorno a questa grandissima artista. Comunque, sicuramente il 10 d'ottobre nasceva ad Istanbul appunto una grande artista, Leila Genscher. Con il suo modo di cantare, con il suo approccio vocale, con alcuni esiti soprattutto nell'ambito della caratterizzazione di alcuni ruoli, soprattutto nell'ambito della Donizetti Renaissance, ecco lei che con una modalità assolutamente originale ha fatto proprio rielaborato il messaggio e, per così dire, la via tracciata da Maria Callas. In altri termini, il cammino di Leila Genscher è quella di un artista che ha vissuto e rielaborato il concetto di bel canto Renaissance. In questi termini, dopo aver avuto una formazione assolutamente di cultura vastissima, parlava perfettamente più lingue, un amore, una cultura per l'ambito francese assolutamente alto e raffinato, veniva da una famiglia di ascendenza nobile che appunto sulle rive del Bosforo aveva e viveva nell'aura di un passato gloriosissimo, soprattutto di un punto di vista culturale e di sensibilità. La svolta avviene quando ad Ankara giunge, per modalità diverse, Giannina Rangi Lombardi, una delle più ragguardevoli cantanti degli anni 30, che appunto diventerà per certi versi la mentore di Leila Genscher. Infatti, sentendo la cantante e comprendendo le potenzialità straordinarie dell'artista, la prende sotto la sua egida protettiva e ne trasforma quindi una ragazza che aveva sì delle doti, ma erano soprattutto relegate a quella che poteva essere l'idea di una ragazza di buona famiglia che aveva le competenze musicali da sfruttare in un ambito, per così dire, salottiero, nel renderla poi quella grandissima artista e diva che sarà poi appunto a partire già dagli inizi degli anni 50. Più e più volte Leila Genscher ha descritto l'incontro con la Rangi Lombardi. Leila confessò di non sapere nulla di questa grande artista e soprattutto non sapeva di avere di fronte la più grande Aida degli anni 30, e si presentò a lei presentandosi appunto in questa audizione cantando proprio il celeberrimo Cieli Azzurri, brano cavallo di battaglia proprio della Rangi Lombardi. La Rangi Lombardi comunque è attratta dalla straordinaria capacità vocali, musicali, interpretative, e quindi rende una cantante che appunto era legata ad altre modalità tecnicamente agguerritissima. Quello che ha sempre detto Leila Genscher è: io sono partita dalla Turchia per giungere in Italia con una tecnica che mi faceva cantare quanto appunto Toti dal Monte, quindi una vocalità ispirata al lirico leggero se non al leggero, con un senso vagamente esotico che caratterizzava appunto il canto della Toti, ma una tecnica inappuntabile e un settore acuto sviluppatissimo sia a livello di risonanze che a livello di intensità, non parliamo poi di intonazione e di facilità nelle agilità. Tutto questo crea un côté fondamentale per la Genscher, che appunto dall'inizio degli anni 50 incomincia a farsi conoscere. Debutta
all'Arena Flegrea nel 1953 e anche questo è un tratto caratteristico con la Callas, con cavalleria rusticana. Giunge poi alla Scala, dove, sotto appunto la protezione di Poulain, è presente alla prima assoluta dei dialoghi delle Carmelitane, che darà poi a lei una visualità e una possibilità di emergere nel panorama musicale strabiliante. Proprio a seguito di questo c'è il primo contratto discografico che sarà, cosa stranissima, fondamentalmente unico e non completo con la Cetra. Infatti, una delle caratteristiche della carriera di Leila Genger discografica è quella fondamentalmente di essere praticamente inesistente, tant'è che diventerà poi colei che maggiormente sarà conosciuta, apprezzata dal grande pubblico attraverso le cosiddette incisioni pirate. E lei stessa, con una punta di sarcasmo legata appunto alle major delle incisioni discografiche, si è sempre definita la regina dei pirati. Quali sono quindi le caratteristiche che porta avanti la vocalità di Leila Genger nella seconda parte della sua carriera? Innanzitutto è quello di essere vicina a una base di bel canto e soprattutto a un canto lirico che ha la possibilità di piegarsi facilmente a dei virtuosismi. Nel recital della Cetra, appunto, che ha come data quella del 1956 con l'Orchestra Sinfonica della Rai, noi presentiamo, proprio per ricordarla, la grande pagina della Forza del Destino, Pace mio Dio. Evidentemente non sarebbe una pagina tipicamente da soprano leggero, ma infatti si mostra come fin da subito la vocalità di Leila Genger riportava i tratti anche del soprano verdiano non verso la modalità più vicina al secondo Ottocento, ma riavvicinandosi più al modello lirico di ascendenza romantica che appunto aveva dato origine proprio alla produzione verdiana della stagione prima e centrale. In altri termini, l'approccio che Leila Genger propone a un personaggio qual è quello di Leonora della Forza del Destino, che comunque caratterizza comunque la seconda produzione verdiana, è quella di avere in sé un'ascendenza, per così dire, romantica. Infatti, se la voce non vanta lo spessore, il velluto, la grandezza, verrebbe da dire la sontuosità di altre cantanti a lei coeve, ha però una scioltezza e una facilità nel settore acuto che la rende veramente di livello. Qual è poi la produzione e la storia della cantante? Proseguendo nel suo cammino, dopo aver affrontato quasi in contemporanea, subito dopo alla radio, insieme alla Simionato, l'Anna Bolena che aveva appunto portato la Callas nella primavera alla Scala, incomincia il suo sodalizio donizettiano. Diventerà infatti, tra la fine degli anni 50 e tutti gli anni 60, una delle massime paladine della Donizetti Renaissance, portando numerosissime opere del compositore bergamasco ad altezza e conoscenza, a partire dalla Maria Stuarda, che fu la prima edizione in ambito storico, soprattutto famosa perché fu la prima produzione dopo la grande alluvione a Firenze, o ancora, per esempio, aver fatto le ultime recite del Polluto Scaligero accanto a Corelli e a Bastianini, o ancora, per esempio, aver eseguito il Belisario, per non parlare della Caterina Cornaro, della Lucrezia Borgia e un numero quindi ragguardevolissimi di titoli e ancora il Devereux che venne portata al San Carlo con successo strabiliante. Accanto a questo sono poi numerosi i titoli romantici che vanno ad arricchire il suo repertorio. L'approccio era poi, e in questo ritroviamo il senso callassiano, non tanto nella ricercatezza raffinata dello stile belcantistico, ma nel riuscire a dare, attraverso comunque una qualità tecnica di un certo tipo di rilievo, e si vede ancora il segno del tipico canto italiano della Rangi Lombardi, un certo tipo di scorrevolezza anche all'elemento dell'agilità, ma soprattutto è l'approccio drammatico che viene dato. I personaggi che lei la crea hanno sempre in loro una scintilla teatrale fortissima ed è la teatralità che noi apprezziamo soprattutto nelle sue figurazioni delle grandi personaggi donizettiani e non solo. L'impostazione tecnica, comunque, soprattutto nella seconda parte degli anni 60, per quella che era, come abbiamo detto, una voce fondamentalmente da soprano leggero, non può non lasciare segni e infatti poi incomincia la voce ad avere alcuni cedimenti. E naturalmente poi l'avvicinamento ad alcuni ruoli particolarmente onerosi, come la Lady Macbeth, e ancora alcuni ruoli veristi come la Francesca da Rimini di Zandonai, non fa altro che rendere questo, diciamo, modo di cantare
ancora più evidente. La modalità infatti dei famosi colpi di glottide per riuscire a dare un certo tipo di continuità alla voce che diventerà sempre più divisa in grandi tronconi sarà la caratteristica appunto del canto dalla fine degli anni 60 a tutti gli anni 70. La carriera infatti sarà lunghissima perché addirittura troviamo una presenza in chiasi di concerti per tutta la prima parte degli anni 80. Nonostante queste evidenti difficoltà, non tanto tecniche, ma quanto di usura di una voce a cui era stato richiesto un super lavoro, Leila Gencer comunque mantiene sempre un'espressività notevole. Quello che quindi rimane è il fatto che in qualunque esecuzione della Leila Gencer, anche se possiamo ritrovare delle mende tecniche o espressive per certi versi, perché magari un pochino caricate, o dall'altra parte alcune evidenti difficoltà esecutive, abbiamo sempre dietro tutto questo il senso della diva, la regalità che permane, il gesto vocale di straordinaria autorevolezza, un carisma interpretativo che la renderà e la rende ancora oggi, a distanza di parecchi anni, comunque un artista ragguardevole. Basti ricordare che fu una delle pochissime a riuscire a portare subito dopo gli anni Scaligeri, sia della Callas, siamo nel 66, una norma, riuscendo ad ottenere un fulgido successo personale. La seconda pagina che abbiamo scelto per descrivere appunto la grandezza della Genscher è il caro nome del Rigoletto. Il motivo è molto semplice, sono due approcci verdiani e due pagine che comunque mostrano una sfaccettatura completamente diversa delle due grandi artiste. La seduzione del ruolo di Gilda era per Leila Gencer la volontà di sottrarre appunto la figura della figlia del buffone da quelle che erano le caratteristiche tipiche allora, che nonostante il Tornado Callas, le proposte che venivano date in epoca più o meno coeva dalla Scotto, la traccia italiana diversa di Lina Pagliughi, tanti sentimenti diversi che stavano trasformando e rendendo più drammaturgicamente di spessore la figura di Gilda, però molto spesso, soprattutto in alcune figure rimaneva questo tratto. Leila Gencer invece non solo riesce a rispondere, essendo l'inizio degli anni 60, con un'agilità puntuale al caro nome secondo le modalità della tradizione, ma riesce ad avere un accento e un trasporto notevolissimo. L'edizione è quella appunto completa e giustamente live che la Leila Gencer diede al Colón di Buenos Aires nel 1961 con i complessi appunto del Colón e la direzione di Argeo Quadri. La seconda pagina che abbiamo scelto per descrivere appunto la grandezza della Genscher è il caro nome del Rigoletto. Il motivo è molto semplice, sono due approcci verdiani e due pagine che comunque mostrano una sfaccettatura completamente diversa delle due grandi artiste. La seduzione del ruolo di Gilda era per Leila Gencer la volontà di sottrarre appunto la figura della figlia del buffone da quelle che erano le caratteristiche tipiche allora, che nonostante il Tornado Callas, le proposte che venivano date in epoca più o meno coeva dalla Scotto, la traccia italiana diversa di Lina Pagliughi, tanti sentimenti diversi che stavano trasformando e rendendo più drammaturgicamente di spessore la figura di Gilda, però molto spesso, soprattutto in alcune figure, rimaneva questo tratto. Leila Gencer invece non solo riesce a rispondere, essendo l'inizio degli anni 60, con un'agilità puntuale al caro nome secondo le modalità della tradizione, ma riesce ad avere un accento e un trasporto notevolissimo. L'edizione è quella appunto completa e giustamente live che la Leila Gencer diede al Colón di Buenos Aires nel 1961 con i complessi appunto del Colón e la direzione di Argeo Quadri. A noi non resta quindi che dare a tutti voi un buon ascolto con queste due pagine. Abbiamo detto appunto la grande pagina della Forza del Destino presa dall'incisione Ceta del 56, pace pace mio Dio, appunto i complessi sono quelli della RAI di Torino e la direzione è quella di Basile, mentre invece il caro nome è quello dell'edizione live del 1961 con la direzione di Argeo Quadri. A voi tutti un buon ascolto e una buonissima giornata. Oh.
Thank you.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.